In cammino da 2 anni, in giro per lo stivale a piedi, 68 anni friulano, pensionato, alpino e atleta. Una sola missione, far conoscere una malattia genetica rara che colpisce diversi organi e tessuti del corpo umano. Può essere trasmessa dai genitori ai figli, ma può anche insorgere a causa di una mutazione spontanea del DNA. In questi giorni in Puglia lo abbiamo incontrato a Barletta. È un viaggio per portare a conoscenza una malattia rara che è la sclerosi tuberosa. E sto portando questo messaggio in tutta Italia sperando di incontrare più persone possibile per far conoscere a tutta l'Italia. Come sta andando? Adesso, dopo il Covid, diciamo che ho incontrato un po' di difficoltà nell'essere ricevuto dalle amministrazioni. Però tutto sommato sono contento perché anche in questi momenti di difficoltà ho trovato persone molto disponibili. Nel suo lungo cammino viene accolto da associazioni, parrocchie, qui dal gruppo Scout Agesci si muove anche in zona rossa nonostante le difficoltà. È per una buona causa, dice il maratoneta della solidarietà, mentre ritorna a camminare. Il mio arrivo, vorrei arrivare a Udine a maggio-giugno di quest'anno, che è la mia tappa finale. E spero di arrivarci per giugno, insomma dopo 2 anni di viaggio incomincio ad essere un po' stanco anch'io.